Buonasera amici, bentrovati nella galleria Orlando Alte. Sapete benissimo che la domenica è un appuntamento molto particolare perché abbiamo la trasmissione dedicata al fine mandato. Per coloro che non conoscessero la trasmissione di fine mandato, spiego in brevissime parole, in pochissime parole. Sapete benissimo che molti collezionisti affidano alla galleria Orlando Arte molte opere. E poi c'è ovviamente un periodo di tempo. Quando si sta per avvicinare la scadenza di questo periodo, la Galleria Orlando Arte, e ovviamente con la collaborazione di tutti noi, creiamo delle trasmissioni ad hoc in maniera tale da abbassare al minimo, diciamo, quello che è il prezzo e la quotazione e vi offriamo le opere che abbiamo ancora in casa. Questo non vuol dire che questa trasmissione ha delle opere di qualità inferiore rispetto a quelle che avevamo qualche tempo fa. Anzi, signori, possiamo anche dire che in alcuni casi sono molto belle, ma per svariati motivi, vuoi perché il cliente ha prenotato due opere e poi ne ha scelta soltanto una, vuoi perché magari le abbiamo presentate a fine trasmissione e quindi non abbiamo avuto il tempo per, diciamo, rappresentarle e descrivere al meglio, quindi alcune opere sono rimaste qui. Comunque questo è meglio per voi perché potete approfittare nel visionare a casa vostra senza nessun impegno delle bellissime opere di arte antica a dei prezzi davvero piccoli. Ricordiamo che chiamando il numero 030 7282 900 non acquistate niente, signori, ma avrete la possibilità di visionarle a casa senza nessun impegno. Quindi rilassatevi sul vostro divano, vi faremo compagnia fino all'una del mattino circa e quindi in questo momento non parliamo di soldi, al meglio vi dirò le quotazioni, vi dirò i prezzi, ma questo non è un problema adesso. Chiamate tranquillamente e poi con il nostro consulente Roberto definirete modalità eventuali di pagamento. Oltre a Roberto che è al centralino, salutiamo anche Aldo che è alla regia e mi sta aiutando anche alla camera. La proponiamo a, signori, tenetevi forte, 1900 euro. Signori, 1900 euro per un'opera da Raffaello. Stiamo parlando di un'opera storica, di un'opera eseguita in maniera magistrale e consideriamo, avendo sempre molto rispetto per ovviamente il denaro che tutti noi guadagniamo con fatica, però i 1900 euro, se rapportati a un'opera di questa bellezza, di questa caratura, sicuramente sono soldi ben spesi. Ma ricordate sempre che in questo momento non è importante pensare a pagare, come, perché, quando. L'importante è chiamare lo 030 7282 900 e con il nostro consulente Roberto definirete primo il giorno e l'ora in cui vedere l'opera e poi eventualmente anche le modalità di acquisto. Quindi bellissima opera da Raffaello, centimetri 40 x 30 a 1900 euro. Ecco, qui invece signori abbiamo una bellissima natura morta di De Jong. Io sono sempre molto attratto dalle nature morte perché c'è tutto, sapete che ogni opera è un documento, quindi sono pregni di significato, sono pregni di metafore e ricordiamo anche che anche nelle varie lingue, per esempio natura morta in inglese ovviamente si dice still life, quindi che vuol dire in qualche modo sia immobile, però ovviamente anche still, ancora viva. Quindi questa dicotomia tra qualcosa che è immobile, però qualcosa che ancora ha una vita pulsante. In questo caso abbiamo degli elementi molto interessanti, tra cui la candela, signori. Ricordiamo che la candela è stato sempre un simbolo nel corso dei secoli, proprio della caducità della vita. Che nel 2017 c'è stato un momento in cui proprio c'è stata un'inversione di tendenza. L'arte contemporanea ha fatto da padrona sia nelle aste, ovviamente continua a farlo, però c'è stata una grandissima scrematura. Io dico sempre che con i momenti di crisi poi rimangono a galla coloro che hanno davvero un valore. I consulenti non vi parleranno di
di pagamenti, non vi pagheranno di numeri di carte di credito, non vi chiederanno IBAN, come succede spesso quando si acquista per televisione, perché ricordate che la televisione per noi è un mezzo per arrivare ad un vasto pubblico, però in realtà questa è una galleria d'arte a tutti gli effetti e di conseguenza noi vi presentiamo, vi facciamo entrare all'interno della Galleria d'Arte Orlando e vi accompagniamo pian piano a visionare le opere. Poi tra l'altro sapete che per noi anche la Galleria Orlando ha anche un piccolo, diciamo, una piccola finalità divulgativa, quindi quando vi presentiamo le opere ci piace e ci interessa anche trasferirvi delle informazioni. La cosa che mi affascina di più in quest'opera, oltre ovviamente alla maestria con la quale l'artista seguace di Goya ha rappresentato quest'opera, è anche il vissuto. Molte persone diranno: ma questo effetto craquelé magari mi dà fastidio, non rende giustizia all'opera. Ricordiamo, signori, che parliamo di un'opera che ha circa 320 anni, stiamo parlando di metà Settecento, e quindi io dico sempre che anche la piccola usura, i piccoli segni del tempo, la piccola patina del tempo, anche questo effetto craquelé a me affascina, perché vuol dire che stiamo parlando di un qualcosa, un'opera in questo caso, che porta con sé un vissuto, delle energie acquisite nel corso del tempo, e quindi secondo me conferisce ancora più fascino e più drammaticità, come dicono gli inglesi, cioè conferiscono più sentimento in qualche modo all'opera stessa. 750 euro, signori, 750 euro. 750 euro per un'opera del 1800. Io penso, anche se non fosse stata un'opera firmata, un'opera riconosciuta di un artista importante, anche se fosse stato anche solo un oggetto, signori, quante volte vediamo, che ne so, il macinino del 1800, la macchinina, il mobiletto, abbiamo dei prezzi veramente stratosferici. A 750 euro, signori, oggi vi portate a casa un pezzo di storia. Tra l'altro, la cosa che secondo me è importante è che questo tipo di opere le deve acquistare sicuramente chi è un grande collezionista, perché ovviamente va a arricchire la sua collezione, ma secondo me devono anche puntare coloro che mille volte, quante volte io parlo con molti collezionisti che conosco anche da tantissimi anni, mi dicono: sì Antonio, ok, sono tutte belle quelle opere che magari presenti, però cioè, ovviamente non abbiamo queste possibilità infinite anche a livello economico. Bene signori, questo lo posso capire, però è oggi che dovete fare il passaggio, signori. È oggi che potete garantirvi la possibilità di avere a casa vostra, senza nessun impegno, la visione di un'opera che, se vorrete, signori, se vorrete, potrete pagare in comode rate, con le modalità di pagamento che voi preferite, che sono a voi più congeniali. Ma l'idea di poterla vedere a casa senza nessun impegno, secondo me, è impagabile. Qualche altra volta vi ho anche detto: organizzate un aperitivo a casa con degli amici, fate un evento a costo zero, prendete quei 4-5 amici, perché in questo momento storico non possiamo fare degli assembramenti con più persone, stappate una bottiglia di vino, bianco, champagne, no? Diciamo sempre di spumante, oppure come le diciamo spesso, vino italiano o toscano, pugliese, siciliano, non importa. Però create questo evento a casa vostra senza nessun impegno e visionate l'opera con gli amici. Nel momento in cui l'opera incontra quelle che sono le vostre esigenze, che risponde a quello che voi vi aspettate, quindi risponde alle vostre aspettative, confermate con il nostro incaricato le modalità di pagamento e quant'altro. In caso contrario, con la stessa educazione che hanno usato i nostri incaricati nell'entrare a casa vostra, la stessa educazione useranno per andare via, e non saranno sicuramente insistenti, perché capisco molte volte che far entrare a casa le persone per chi è geloso dei propri spazi non è molto semplice. Invece voi dovete stare molto tranquilli, perché entreranno in punta di piedi e se ne andranno volando, signori. Quindi davvero tranquilli. Facciamo ancora un primo piano all'opera. C'è questo, quasi questo paradosso, che l'età precedente a quella che noi viviamo sembra sempre meglio rispetto a quella che stiamo vivendo. Non c'è mai nessuno che dirà: ah, che bello questa vita. Cioè, la frase classica: si stava meglio quando si stava peggio. Quindi
Sì, magari noi in questa epoca contemporanea, diciamo, beh, negli anni 60 si stava meglio, chi stava negli anni 60, magari i primi anni 30 si stava meglio, poi magari si va sempre dietro perché ovviamente la nostra mente tende a pensare che quello che non ha vissuto sia sempre meglio di quello che sta vivendo. Un po' il discorso dell'erba del vicino, in questo caso l'erba dell'antenato è sempre più verde. Per un'opera che ricoprirà una delle pareti più importanti di casa vostra. Ma in questo momento i 1.400 euro non sono importanti, signori. In questo momento è importante chiamare lo 030 72 82 900 e dire voglio vedere la casa senza nessun impegno. Fatemi questo piacere perché quest'opera è molto bella, è proprio imponente, sia dal punto di vista delle dimensioni, ma anche dal punto di vista della qualità pittorica. Vediamo anche bellezza qui, vediamo, vorrei staccarvela, ma ovviamente è troppo pesante. Vediamo da questa parte la doratura, però lato vedo proprio il legno della cornice. Sicuramente sarà un legno di noce perché proprio lo vedo bello massiccio, bello in perfetto stato di conservazione, signori. Quindi, come vi dicevo, in molte case solo la cornice vale il viaggio. Poi, quando abbiamo la possibilità di avere un'opera da Micco Brandi, sicuramente vale la pena soffermare un po' la noi, concentrarci un po', concentrare un po' la nostra attenzione. Bon, andiamo sull'opera numero 9. Stasera voglio cercare di essere un pochino più veloce, però ovviamente se qualcosa, volete che qualcosa venga ripetuta o se volete che magari facciamo un ulteriore primo piano ad un'opera che abbiamo già visionato senza nessun impegno, però voglio cercare di farvi vedere quanto più possibile tutte le opere che abbiamo in esposizione nella Galleria Orlando. Opera numero 8, pardon, opera numero 9, stiamo parlando di Cornelis de Waal, una marina con porto, signori. Cornelis de Waal è sempre uno di quegli artisti fiamminghi che spesso ci ricercate, era un pittore, incisore e commerciante, attivo principalmente a Genova, in Italia. Quindi, come spesso succede, molti artisti fiamminghi, molti artisti stranieri, nel momento in cui avevano la fortuna di visitare la nostra bellissima Italia, si fermavano e ci passavano spesso tutta la vita. Quindi, Cornelis de Waal è noto per i suoi dipinti di genere, queste scene di battaglie, dipinti di storia, eccetera. Attraverso le sue opere d'arte, diciamo che l'artista ha cercato di trasferire quello che era il suo gusto fiammingo all'interno delle opere che comunque ritraevano queste scene storiche, queste battaglie, queste marine bellissime. Quindi, signori, non è possibile lasciare un'opera di questa bellezza. So che molti di voi stanno aspettando di vedere tutta la carrellata per poi scegliere le opere, però io dico, in questo momento non è che vi vincolate, quindi chiamate e dite, voglio vedere l'opera a casa mia, poi magari continuate a vedere tutte le altre. E nel caso, signori, poi se magari se volete vederne più di una senza nessun impegno, non c'è problema. In caso in poi invece qualcuna dovesse piacervi più di quella che avete visto precedentemente, anche in quel caso chiamate il nostro Roberto e con lui definite magari, dite non voglio vedere più quella, voglio vedere invece questa che ho visto. Non succede niente. La cosa bella di relazionarvi con noi è proprio questo, dovete stare proprio rilassati. La cosa più bella al mondo è essere rilassati. Quindi non dovete pensare a fare l'acquisto in questo momento, ma pensare di vederla a casa vostra senza nessun impegno. Piacciono queste figure femminili dove addirittura in un'epoca in cui la firma di una donna non aveva valore legale, dove ovviamente le disparità erano molto pesanti, ancora più pesanti di quelle che a volte già ci sembrano oggi, eppure queste donne riuscivano a combattere nell'ambito religioso, ma anche nell'ambito artistico, quando abbiamo parlato di Elisabetta Sirani, quando abbiamo parlato di Artemisia Gentileschi, riuscivano a combattere con la loro forza, con la loro determinazione,
anche quello che era la mentalità estremamente maschilista dell'epoca. Quindi riuscivano anche a primeggiare in questi contesti.